Va bene, allora ringraziamo tutti i segusini valigiani che sono convenuti qui a Rosaz. Sarà una serata sicuramente interessante. Harry non ha bisogno di molte presentazioni, quindi io mi limito soltanto ad aggiungere alcune cose. Intanto voglio esprimere la gratitudine del Movimento No TAV, di tutto il popolo della nostra comunità valsusina, a un uomo libero, attento e coraggioso. Harry ha fatto molte cose nella sua vita, tra le altre anche l'autista di convogli umanitari nella ex Jugoslavia nel 1999. Si è sempre schierato con i più deboli, con gli umiliati e offesi che aspirano alla comune dignità umana. Perciò, naturalmente, è solidale con noi da sempre, costretti ad una salita infinita piena di ostacoli. Scrittore straordinario che è capace di riunire corpo e mente, di superare, si diceva una volta, ma si dice ancora, la divisione tra lavoro manuale e intellettuale. È stato operaio, oltre che scrittore, è appassionato di scrittura sacra, che indaga con attenzione e rispetto. Campo di esercitazione esegetica continua. Lo studio dell'ebraico lo faceva, se mi ricordo bene, prima di andare a lavoro, prima di fare il muratore al mattino presto. Mi ricordo nel 2010 quando con Dove, nell'ambito del Film Fest, nella sezione dedicata al cinema verticale, era il 7 marzo del 2010, parlò di un libro importante. Parlò della sua esperienza sulle montagne, sulla traccia di Nives. In quel libro alternava le meditazioni sulla montagna anche a considerazioni sulla scrittura sacra. Mi ricordo in particolare i suoi riferimenti ad Adam, che è polvere e fiato. La scrittura sacra l'ha sempre frequentata, la scrittura crepita di senso. Solo per chi sa disporsi all'ascolto, sa starsene zitto a lungo, disse, mi pare, nell'introduzione all'Esodo Nomi. E dice anche, mi pare, che l'integralismo attuale è la sordità. La Valle di Susa ha parlato molte volte, ha chiesto molte volte di essere ascoltata, anche al Capo dello Stato che oggi si dà delle lezioni. Le mamme della Valle di Susa durante la libera Repubblica della Maddalena avevano scritto al Capo dello Stato. Gli amministratori avevano chiesto un incontro. Io mi ricordo la Torino blindata, è l'ultima volta che Napolitano venne a Torino. Mi ricordo Turi bloccato in un angolo, Zucchetti dall'altra parte, noi sotto i portici vicino alla prefettura. Nessuno poteva avvicinarsi al Capo dello Stato. Che cosa chiedevamo? Chiedevamo soltanto ascolto. Mi ricordo il digiuno in Piazza Castello. Durò più di una settimana, organizzato dagli amici del centro Sereno Regis. Nessuno, se non scuole che venivano dal sud in gita scolastica, vennero a frequentare, a portare solidarietà a quel presidio, che chiedeva soltanto di ascoltare la Valle di Susa e il suo popolo. Questa sera siamo qui per ascoltare Harry, per ascoltare la sua parola. Harry è custode della parola, ma di una parola speciale, della parola che sveglia, che accomuna le persone, che richiede appunto ascolto. C'è un autore che mi piace molto e che piace anche ad Harry, Camus, che diceva del mestiere di giornalista e di scrittore: ho cercato di rispettare il mio mestiere piuttosto che poter stimare sempre me stesso. Ho cercato in particolare di rispettare le parole che scrivevo, giacché per mezzo di esse rispettavo coloro che le potevano leggere e che non volevo ingannare. Se c'è un tratto che distingue i libri di Harry, e qui ci sono molti lettori e molti suoi estimatori, e in fondo alla sala, tra l'altro, c'è una bancarella ancora con qualche libro. Se c'è una cosa che distingue questa scrittura, è proprio
l'attenzione, una parola scabra, levigata, attenta a rispettare la vita, le persone. E noi chiediamo soltanto questo come Valle di Susa, di essere rispettati. Prima ha parlato Walter del comitato Notav di Susa, ma qui ci sono rappresentanti di tutti i comitati, di tutti i paesi. Un po' tutte le generazioni sono qui riunite e sono nel movimento Notav. Che cosa chiediamo noi? Il rispetto del limite. Chiediamo di osservare quel principio di precauzione che al Mugello non è stato osservato. Oggi siamo alla resa dei conti anche sul piano giudiziario, perché lì c'è una procura che ha saputo e sta andando a fondo su questa insana opera dell'alta velocità. Noi al Mugello ci siamo andati, vi ricordate, qui c'è una parte che è andata in bicicletta dalla Valle di Susa, una parte che è andata in Pullman nel 2008. E già allora avevamo visto gli amministratori frustrati e sconfitti perché avevano ceduto. Avevamo visto i cantieri abbandonati, la terra resa infeconda. Tutte quelle immagini che poi avete visto molto tempo dopo a Presa Diretta, qualche settimana fa. In televisione, si arriva sempre dopo. Siamo stati a Torino, davanti al tribunale, quando c'era il processo per l'Eternit. Adesso tutti riconoscono la gravità dell'amianto. Eravamo a Borgone, dove il comitato di Borgone ha offerto a Harry una apericena, e tra un boccone e l'altro, ma soprattutto prima, è stato assalito da giornalisti che gli chiedevano perché era con i Notav. Lui ha spiegato semplicemente che in queste montagne, e lo sa lui e lo sappiamo noi, c'è uranio, c'è amianto. Noi sappiamo da quello che abbiamo visto al Mugello che se iniziano queste opere sarà compromessa la salute, sarà compromesso l'ambiente, è già compromessa la democrazia con la militarizzazione del territorio. Noi non vogliamo che si arrivi ad un altro processo Eternit dopo, noi vogliamo prima che si prevenga questo scempio. Vedete, il tema della conferenza di questa sera, e non voglio rubare altro spazio, è la custodia della terra, nella scrittura sacra. Ma se c'è qualcosa di sacro, è la gente che vive su questa terra, che sa benissimo che è solo un passaggio questa terra. Ma noi ci teniamo a questa terra per lasciarla ad altri ancora integra, ancora feconda. L'eresia valsusina però va stroncata, come hanno stroncata quella degli albigesi e di altri. Chi tenta di infrangere gli schemi del mercato è colpevole. C'è una battaglia che molto prima di quella del Seghino e di altre che si sono svolte qui nella nostra valle è stata combattuta alle chiuse di San Michele, tra i Longobardi e i Franchi. Il Manzoni nella Delchi dice ad un certo punto, se non sbaglio, nell'atto quinto, scena ottava, dice che per l'uomo sconfitto, non c'è scelta. Dice così, ve lo leggo perché mi sembra importante. Dice che non rimane spazio tra il fare torto e patirlo. Le frasi esatte sono queste. Non resta che far torto o patirlo. Una feroce forza il mondo possiede e fa nomarsi dritto, diritto. Bene, in che cosa consiste la nostra eresia, la nostra battaglia, la nostra opposizione? Che noi non vogliamo né fare torto né patirlo. Noi non accettiamo questo schema, vogliamo rompere questo schema. E vogliamo appunto che tutti possano vivere su questa terra per adesso e per il futuro. Per questo sono importanti le parole. E la nostra è un'opposizione pacifica e determinata, che continuerà.
Siamo una comunità sempre in marcia che chiede di essere ascoltata e rispettata. Qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano Furio Colombo ha scritto delle due minacce che graverebbero sulla Valle di Susa e si augurava appunto che nascesse qualche leader all'altezza, qualche leader non violento di salvare la valle. Io ho scritto al Fatto Quotidiano qualche giorno fa e sto aspettando la pubblicazione, intitolato Il senso del limite, e ricordavo che la vera minaccia verso la valle e verso tutto il paese è una sola: si vuol zittire definitivamente con ogni sorta di provocazioni una comunità che resiste pazientemente per difendere la sua dignità e la vera democrazia, che è partecipazione. Questo fa paura ai poteri forti. Un fatto grande come una casa, anzi come un'intera vallata, varrebbe la pena di sottolineare. Da più di 20 anni la Valle di Susa resiste con pacifica determinazione, ripeto questa espressione perché è la realtà, a ogni tipo di violenza commessa nei suoi confronti dai poteri economici, politici e mediatici. Ci hanno incendiato i presidi. Perché siamo andati prima a Borgone? Perché lì è stato il presidio, incendiato nel 2010. Non si è mai scoperto da chi. L'hanno ricostruito. Siamo stati massacrati di botte, gasati con armi chimiche proibite dalle convenzioni internazionali, gettati in carcere o confinati ai domiciliari. Ci sono stati imputati di tutto. Gli amministratori non sono stati ricevuti. Ci hanno incendiato, ci hanno gettato in carcere, abbiamo detto, e sempre abbiamo risposto ragionando, portando argomenti e cifre, documentando in convegni e piazze gremite con marce e digiuni, financo con preghiere, quanto ci tenessimo alla nostra terra. Ogni volta abbiamo confermato con parole, scritti, comportamenti, la dignità di un popolo che si richiama ai valori della Costituzione, quegli articoli 32 sulla difesa della salute, l'articolo 9 sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Ora che aumenta la voragine del debito pubblico, l'attacco allo Stato sociale, che si avvicina il fallimento appunto sul piano giudiziario, vedi il Mugello del modello TAV, leggete le stragi impunite di Imposimato, dove collega la morte di Falcone e Borsellino proprio alle indagini sull'alta velocità. Bene, di che cosa siamo colpevoli? Di non cedere ai ricatti e alle menzogne. Non è questa commessa contro di noi la vera violenza? Perché deve iniziare lo sventramento delle nostre montagne, nelle quali è certificata scientificamente questa copiosa presenza di amianto e uranio? Non vale forse nella comunità scientifica questo principio di precauzione? Qual è il limite scientifico ma anche democratico che non deve essere superato? Qui non è un leader che può cambiare rotta ad un popolo che continua a camminare sulla via maestra dell'opposizione, pacifica e determinata, al disastro ambientale ed economico procurato da un insano progetto. Qui è la classe politica che deve guardarsi dentro, rivedere scelte sbagliate, avere il coraggio di dialogare davvero, di non offendere, non intimidire le popolazioni che continueranno a resistere con determinazione pacifica fino alla vittoria. Ecco, queste cose le abbiamo ribadite, le abbiamo ancora scritte, ma vengono ignorate. C'è uno slogan, e qui concludo, che riassume bene la nostra lotta: resistere con dignità per resistere con gioia. E questo è stato capito anche da fuori dalla nostra valle. La Valle di Susa è un bene comune, basta essere onesti e informati per capire che quest'opera è inutile. Noi ringraziamo proprio Harry di cuore perché ha capito queste cose e perché viene con noi a riflettere e a battersi, e ci darà un contributo sicuramente di alto livello proprio sulla custodia della terra. Grazie.